Nel nostro precedente incontro con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, abbiamo analizzato la situazione di Francesca, una giovane lavoratrice che subisce delle molestie sessuali sul posto di lavoro, delle avance, e l'avvocato Gina Lupo diceva la prima cosa è come dire, convincersi, entrare nella forma mentis nell'ottica di denunciare l'accaduto. Vogliamo vedere come stanno andando gli sviluppi di questa vicenda davvero penosa e scabrosa. Beh, stiamo andando già a buon punto. Francesca sta comprendendo, sta trovando il coraggio di denunciare, ha soprattutto compreso che il silenzio non può che portarle una situazione ancora peggiore, ha superato le paure di non essere creduta, perché vedi Luigi, all'inizio proprio la persona ritiene di non essere creduta, di sentirsi poi sul banco degli imputati, no? E c'è questa forma mentale, perché vedono anche in televisione cosa magari accade, sentirsi dire che magari l'ha cercata lei l'avanza, o sentirsi etichettare come, no, persona facile. L'ho tranquillizzata, le ho spiegato le norme, le ho detto che è ben tutelata, ovviamente dovrà rivolgersi alle forze dell'ordine, che anche in forma anonima, molto riservata, possono compiere tutte le indagini del caso. Non è stato semplice portare Francesca a questa maturità, a questo convincimento di difendere se stessa, difendere appunto la sua dignità di donna innanzitutto. Siamo ad un buon punto, continuiamo con questa corrispondenza molto fitta. Spero che si arrivi finalmente a decisione. Nel frattempo lei ha cercato di parlare col datore di lavoro, di tenerlo lontano, di spiegarle che è una ragazza che è felicemente fidanzata, che non intende assolutamente mettersi in situazioni poco chiare, anche perché questa persona è sposata, quindi ha provato adesso a farlo ragionare, ma devo dire che al di là di un momento di pausa che sembrava appunto il datore di lavoro essersi ravveduto, riprendono nuovamente questi strani sfioramenti, queste vicine furtive quando si incontrano nel locale, la carezza casuale, no? E quindi veramente sta creando questa situazione in questa giovane donna, una situazione veramente di ansia, e questo deve essere stoppato, perché non mette Francesca nelle condizioni di lavorare serena e di stare serena anche poi all'interno della sua vita personale.